La nazionale italiana di basket ha fatto visita al campetto di pallacanestro dedicato a Kobe Bryant che sorge in Via dell'Erba. Ad attendere i giocatori italiani, centinaia di bambini e ragazzi delle principali società di pallacanestro napoletane e tantissimi appassionati di tutte le età. Cioè, Napoli ha fatto dei passi avanti come città, onestamente. Bisogna dare adito al sindaco che c'è un bel movimento in generale, speriamo che poi anche sullo sport possa dare quello che penso Napoli possa meritare. Noi speriamo di avere un po' di coinvolgimento, noi abbiamo una squadra molto giovane, speriamo che i nostri ragazzi trascinino un po' il pubblico, però l'importante è che la gente venga a vedere uno spettacolo. La visita dell'Italbasket si svolge in occasione del ritorno della nazionale a Napoli, a distanza di 51 anni dall'ultima volta. Sarà il Palabarbuto infatti ad ospitare il prossimo 20 febbraio il match Italia-Russia. Qualche ringraziamento va fatto innanzitutto a chi ha consentito questo. Quindi Nick Carlson, Charlatans, Comitato di Via dell'Erba, i volontari, gli amanti di Napoli, insomma Guava Napoli, insomma tutti voi che prima citate. Poi un ringraziamento al presidente Petrucci, al coach Sacchetti, ai ragazzi della nostra nazionale perché dopo 51 anni tornano a Napoli. Quindi due impegni e una cosa fatta. La cosa fatta è che il Palabarbuto, grazie alle Universiadi, oggi è diverso e ci consente di aver ospitato questa partita che altrimenti non avremmo potuto fare. L'impegno grande è quello di un palazzetto dello sport dove sta il Mario Argento, su cui stiamo lavorando. Questo è un impegno che prima della fine del mio mandato metteremo a terra. L'impegno piccolo, che non ci competerebbe perché questo campo è della municipalità, ma che oggi lo voglio prendere come amante del basket, amante del comitato e della nostra città, mi carico io di questa cosa, tempo poche settimane e restituiremo questo territorio, questo campo alla città. Questo è l'impegno che prenderemo a questa città.